ci troviamo a Rotondella perché abbiamo saputo poco fa che l'amministrazione comunale, la Giunta Agreste, ha organizzato un incontro privato, lo sottolineiamo, riservato ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale. Noi siamo comunque venuti per dire che di questi incontri privati siamo stanchi e che soprattutto loro possono fare tutti gli incontri privati che vogliono, ma continuano a mancare i dati. Nonostante tutto lo sputtanamento e la denuncia mediatica imbastita da Ionica TV nell'ultimo anno e mezzo, dove è stato registrato di tutto, della Sogin che non conosceva le analisi mandate avanti dalle associazioni, che chiamava Roma dicendo che qui a Rotondella c'è un bordello, tutta quest'opera di denuncia mediatica fa andare avanti la giostra nella direzione sbagliata. L'amministrazione di Rotondella, che è strategica nell'affare nucleare, organizza ancora incontri privati, continua a non pubblicare i verbali delle conferenze di servizio sul sito internet del comune. Infatti mancano almeno le ultime due conferenze di servizi, dove ci dovrebbero anche essere i pareri, le prescrizioni degli enti. Non sappiamo ancora nulla del taglio del monolite, quindi di quell'enorme blocco di cemento al cui interno sono contenuti rifiuti radioattivi anche ad alta attività. Non sappiamo ancora, non abbiamo le analisi dei nuovi piezometri installati sotto la 106, non conosciamo i dati dell'esalazione eventuale di Trielina all'interno dell'ITREC e soprattutto non sappiamo neanche come il comune di Rotondella voglia spendere l'enorme patrimonio economico di compensazioni ambientali che riceve. Quindi è ancora un nucleare affare privato di pochi, è ancora un nucleare che è proprietà privata, è ancora un nucleare dove non conosciamo il curriculum e i conflitti di interesse di chi ci lavora, ed è un nucleare dove ancora non conosciamo gli interessi che l'amministrazione, anzi gli amministratori di Rotondella, passati, presenti e futuri, conservano, perché noi abbiamo saputo per vie indirette che ci sarebbe una forma di compensazione clientelare, ossia che ogni amministrazione avrebbe dei posti a tempo determinato, indeterminato, non si è ancora ben capito, a disposizione all'interno dell'ITREC, quindi con Sogin e o Nucleco. E vorremmo capire se tutto il parco delle compensazioni ambientali esistenti sia conosciuto, perché non vorremmo che ci siano anche delle compensazioni illecite o immorali.